Affluenza record per la prima edizione della Notte Bianca tra i Templi, fortemente voluta dal direttore del parco archeologico di Pessumveglia, Tiziana D'Angelo, che ha registrato nella notte di San Lorenzo uno straordinario boom di presenze, coinciso con l'apertura straordinaria del sito archeologico pestano. Una visita notturna così estesa e non limitata al santuario meridionale, come solitamente avviene durante le aperture serali, è stata possibile anche grazie ai recenti lavori per il rifacimento dei percorsi di visita e al miglioramento del sistema di illuminazione, che hanno reso le antiche rovine ancora più suggestive. Tra mito e storia è stata una serata evento pensata anche per giovani e famiglie, con attività ludiche e didattiche per adulti e bambini, visite guidate con approfondimenti di archeologia sperimentale, laboratori di musica antica e degustazioni di prodotti locali DOP. La Notte Bianca ha segnato il clou con il concerto del famoso compositore e direttore d'orchestra inglese Geoff Westley, il quale ha incantato la platea al pianoforte sul palcoscenico installato davanti al Tempio di Nettuno. Grazie.